stampa della nuova esecutivo del Partito Democratico di Monza. Giovedì sera, mercoledì sera, io sono stato eletto dall'Assemblea Cittadina segretario del Partito Democratico di Monza e ci piaceva fare un attimo con voi, in modo che attraverso voi arrivasse anche alla città, il punto su quello che è la situazione del nostro partito in città. Dicevo mercoledì sera che il nostro partito oggi in città è un partito organizzato, è un partito che conta moltissimo sui suoi iscritti, ma conta moltissimo sui suoi iscritti proprio per aprirsi alla città, per andare a coinvolgere tutti quelli che sono in primis i simpatizzanti, il famoso popolo delle primarie, cioè quelli che hanno la passione di starci vicino, di stare vicino ai problemi della città nei momenti in cui vengono chiamati, e poi chiaramente arrivare anche a tutte quelle altre persone che non hanno ancora colto l'importanza delle proposte del nostro partito per un progetto nuovo per la città di Monza. Dicevo che il Partito Democratico oggi a Monza è veramente un partito organizzato e penso che sia difficile non riconoscervi questo. In città vediamo la presenza di ben 6 circoli attivi ognuno nel proprio territorio. Ogni circolo ha un coordinamento fatto di 8-10 persone che quindi si assumono un carico volontario di lavoro, di servizio all'interno del partito, ma soprattutto all'interno del quartiere e del territorio dove operano, e poi una presenza attiva degli iscritti. Abbiamo visto nel percorso del congresso che è partito con l'elezione del segretario nazionale Bersani, del segretario regionale Martino, una partecipazione, un dibattito veramente forte e interessante su tematiche importanti sia di contenuto a livello nazionale che poi traslate a livello cittadino. Questi temi devono diventare l'arma portante per avvicinare la gente al progetto del Partito Democratico, per farlo diventare il progetto della città di Monza per le prossime amministrative.